Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima! Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Il campionato 1980-81 è stato uno dei più combattuti di sempre in Serie A. Una volata a tre che coinvolse la Juventus a caccia del ritorno al titolo dopo due stagioni di dominio milanese, la Roma che non aveva mai vinto nel dopoguerra e il Napoli che ancora non aveva mai assaporato la gloria del tricolore. Un'annata a mozzafiato con tanti episodi entrati nell'iconografia calcistica nazionale, dal famosissimo gol di Turone annullato nello scontro diretto tra bianconeri e giallorossi, al clamoroso harakiri dei partenopei contro il Perugia, in una stagione già iconica per la riapertura delle frontiere e il ritorno dei campioni stranieri in Serie A. Vi raccontiamo il gol di Turone e la lotta per lo scudetto nella Serie A 1980-81. Buonasera, uno sguardo allo studio della Domenica Sportiva, di cui oggi il TG1 vi propone il numero 1386. La nuova edizione della rubrica coincide, secondo una tradizione ormai prossima ai 30 anni, con l'inizio del campionato di calcio e oggi, come talvolta è accaduto in passato, anche con la corsa più attesa della Formula 1, il Gran Premio d'Italia. Un campionato di calcio al quale calza perfettamente l'aggettivo diverso, con gli stranieri, i grandi assenti, giocatori squalificati e squadre retrocesse d'ufficio. Un torneo dal quale ci si aspetta, soprattutto come è stato osservato, il recupero della serietà e della professionalità. Il 14 settembre 1980 il campionato di Serie A inizia dopo una vera e propria tempesta. Alla riapertura delle frontiere e all'arrivo di nuovi campioni stranieri dopo oltre tre lustri, si abbina lo sconquasso del calcio scommesse che è escluso dal massimo campionato Milan e Lazio e costretto Avellino, Bologna e Perugia a partire penalizzate di 5 punti. Tra le grandi partono bene Inter e Roma, poker dei nerazzurri a Udine, mentre i giallorossi espugnano Como con un'autorete di Volpi, per la Juventus solo un pari per giunta in rimonta a Cagliari, con i sardi che ne incassano poi 4 dall'Inter la settimana successiva. Dopo 8 gol in due partite, i nerazzurri frenano perdendo a Como, in testa vanno Fiorentina e Roma, che pareggiano contro Catanzaro e Bologna. Sono proprio i Viola in quella terza giornata a segnare il primo gol straniero della Serie A dalla riapertura delle frontiere. Lo realizza l'argentino Daniel Bertoni, prelevato dal Siviglia, per 2 miliardi e 800 milioni di lire. Attenzione Neri, cambia il risultato anche a Firenze al 26esimo, è passata in vantaggio la Fiorentina con Bertoni direttamente su calcio di punizione. La difesa, la barriera e tutta la difesa del Catanzaro, compreso il portiere, è rimasta di ghiaccio. 1-0 per la Fiorentina. È la prima di tante storie nelle storie di quel campionato. Alla quarta, battendo 2-0 il Torino, la Roma si issa in vetta alla classifica in solitudine. Dopo gli anonimi anni 70 della Rometta dagli scarsissimi risultati, l'avvento dell'ingegner Dino Viola alla presidenza ha portato una nuova mentalità. La squadra ha un centrocampo stellare con Di Bartolomei in regia, Ancelotti mezzala e un sontuoso Falcao col fuoriclasse brasiliano strappato all'Inter dopo una lunga trattativa. E in attacco l'ex centravanti del Genoa, Pruzzo, è una macchina da gol. Intanto si nascondono la Juventus, beffata in casa dal Bologna, e il Napoli travolto dall'Inter. Alla quinta giornata, prima svolta. La Juventus stenta ancora pareggiando ad Ascoli, la Roma viene annientata a Napoli. 4-0 con due autoreti, ma i partenopei, che hanno portato l'olandese Kroll in difesa, sembrano la vera mina vagante del campionato, un mix tra esperti calciatori come il giaguaro Castellini in porta e Bruscolotti in difesa, e fresche proposte come il talentuoso Musella a centrocampo e Claudio Pellegrini in attacco. In testa c'è anche il Catanzaro, se non si fossero fatti raggiungere a Brescia i calabresi sarebbero da soli in testa, capaci di proporre un calcio efficace e pratico, con rapido Eddie Bivi come terminale offensivo.
Alla sesta c'è Inter-Roma, ancora gol e spettacolo con i giallorossi che passano 2-4 a San Siro. Il Napoli pareggia a Cagliari, mentre la Juventus sembra naufragare definitivamente, perdendo il derby col Torino. I bianconeri sembrano aver perso smalto nonostante l'innesto di Liam Brady dall'Arsenal a centrocampo, irlandese dalla rara intelligenza tattica. Il Catanzaro si conferma osso duro, imponendo il pari all'Olimpico alla Roma, che resta comunque da sola in vetta, e lo stesso succede dopo il KO dei Capitolini a Cagliari all'ottava giornata. Stavolta regolarmente concesso di Virdis. Ecco, cross di Marchetti, bella elevazione di Virdis e palla in rete. Per il numero 11 c'è l'abbraccio dei compagni e la riconciliazione col pubblico. I sardi vantano un tandem offensivo autoctono, Virdis Piras, efficace soprattutto nelle partite al Sant'Elia. La Juventus batte l'Inter nel big match, lanciando un primo segnale di risveglio. È il 23 novembre 1980. A poche ore dalla vittoria dell'Avellino contro l'Ascoli per 4-2, l'Irpinia viene sconvolta da uno dei più violenti terremoti nella storia d'Italia. Il Napoli vedrà rinviata per questo motivo la successiva partita col Brescia. L'Avellino, già partito da meno 5, sembra dover fronteggiare un dramma che va ben oltre lo sport. Eppure la squadra biancoverde sarà uno dei baluardi d'orgoglio ai quali il territorio si attaccherà per rinascere. Partita rocambolesca con 9 reti, molti errori delle due difese e qualche bel numero da parte degli attaccanti, con una citazione di merito particolare per Juari. Proprio il 5-4 tra Udinese e Avellino sarà una delle partite più spettacolari del campionato, mentre all'undicesima giornata la Roma, battendo l'Ascoli, riesce a strappare a più 2 su Inter e Juventus, tornata a galla grazie alla classifica cortissima. Nessuna partita è scontata, come dimostrato dalla Pistoiese, che addirittura si affaccerà in zona UEFA prima di crollare e finire ultima, vincendo uno storico derby a Firenze e gelando le ambizioni di inizio stagione dei Viola. Rognoni, Perchimenti, Badiani, gol! Badiani, gol! Al 44esimo! Badiani riporta in vantaggio la Pistoiese per la bellissima finta, lasciatecelo dire, di Chimenti, e questi applausi che ascoltate sono tutti di marca fiorentina. I fiorentini hanno imparato ad apprezzare il bel gioco dei pistoiesi. Il girone d'andata finisce con la Roma campione d'inverno, a più 1 sull'Inter e a più 2 su Juve e Napoli. Alla prima di ritorno le grandi pareggiano tutte, tranne l'Inter che aggancia il primo posto. I nerazzurri sembrano destinati almeno a lottare per difendere lo scudetto conquistato l'anno precedente. Qualcuno pensa anche che siano i favoriti rispetto a una Juve discontinua e a Roma e Napoli disabituate alla lotta per il vertice. Col passare delle giornate invece la lotta a 4 diventa inesorabilmente a 3. Svolta importante il 1 marzo 1981, 19esima giornata. La Juventus ne fa 5 a Bologna a domicilio, la Roma vince a Torino ispirata da Bruzzo e Di Bartolomei, mentre un gol di Guidetti regala al Napoli il big match contro l'Inter. Nel turno successivo l'Inter crolla in casa contro la Fiorentina e la Juventus si issa per la prima volta in testa alla classifica, battendo 3-0 l'Ascoli e approfittando dell'1-1 nel big match tra Roma e Napoli all'Olimpico, con i partenopei che rispondono con Speggiorin al vantaggio del solito Pruzzo, che decide in extremis la super sfida contro l'Inter, che estromette quindi dai giochi per il titolo i nerazzurri. Mentre sono trascorsi i due primi dell'inizio della ripresa... Scusa Enrico, sono Ciotti da San Siro, la Fiorentina è passata in vantaggio con una punizione di Bertoni, tutto questo al terzo minuto, pertanto 2-1 in favore dei Viola, la situazione al momento a terra linea. Ed ecco che scende sul settore di sinistra Denadai, pilota il pallone in avanti, cede la palla sull'estremo settore di sinistra, ecco un passaggio verso il centro, è scattato Pruzzo, sembrava fuori gioco, tiro, rete! Pruzzo ha segnato per la Roma esattamente dopo 4 primi e 43 secondi. È il quinto minuto qui al Meazza e mi pare che il vantaggio conquistato dalla Roma e il 2-0 della Juventus sull'Ascoli rendono particolarmente critica la situazione dell'Inter, che qui a San Siro è sotto di un gol rispetto alla Fiorentina. Vero. Grazie, via Olimpico. Scatta in questo momento Pellegrini, riesce a sfuggire al difensore, entra in aria, tiro raso terra, Tancredi para, rete, ha segnato Speggiorin.
Siamo al 26esimo risultato di parità, esulta la curva del Napoli, linea Ciotti. Alla mezz'ora circa, cioè al 29esimo e 30 secondi, ancora 2-1 per la Fiorentina, Tejacoia. Attenzione, Catanzaro è lo studio che si inserisce. A Torino, 38esimo, terza rete per la Juventus di Cabrini. Juventus 3, Ascoli 0 e vai pure. Il tempo per noi ormai è scaduto. Proprio in questo momento l'arbitro dà il segno di chiusura della partita che si conclude con il risultato di parità fra Roma e Napoli. Scusa Enrico, finale anche a San Siro, la Fiorentina ha superato l'Inter per 2-1 a terra linea. Attenzione Catanzaro, lo studio per il finale di Torino, Juventus batte Ascoli 3-0. Alla 22esima il Catanzaro ferma di nuovo la Roma, è un Avellino pazzesco da Coppa UEFA senza la penalizzazione, il Napoli, mentre la Juventus diventa prima da sola con una rimonta col Perugia mozzafiato. Gli Umbri passano a 9 minuti dal 90esimo, ma i bianconeri ribaltano con un rigore di Bredi e un gol dell'estroso marocchino. Un minuto dopo il Perugia va in vantaggio. Azione sulla destra con Cabrini che respinge corto, Butti crossa e trova la testa di De Rosa pronta a girare in rete. I padroni di casa tornano all'arrembaggio. Al 39esimo, al termine di un'azione confusa, Marocchino recupera un pallone che sembra fuori. Serve Furino che viene fermato da Tacconi. I perugini protestano ma l'arbitro è per il rigore che Bredi trasforma. Tre minuti dopo, al termine di una mischia, Marocchino riesce a battere Mancini ed è 2-1. Si segna tanto nei minuti finali, il che contribuisce ad emozionare i tifosi. La Roma ritrova il primato solitario battendo grazie a Bruno Conti il Cagliari, mentre la rediviva Inter mette fine con un gol di Muraro alla serie positiva della Juve di Trapattoni. La domenica successiva le prime tre vincono tutte. Poi il 12 aprile, la 25esima giornata, vede la Roma raggiunta all'Olimpico da un gol di Bertoni nel match contro la Fiorentina. La Juventus espugna Pistoia. Il Napoli vince in casa del Torino con uno storico gol di Musella. La classifica, 5 giornate dalla fine, recita Juventus, Napoli e Roma prime a quota 35 punti. Bisogna risalire al 1973, alla volata tra Juventus, Milan e Lazio, per trovare un finale così appassionante. C'è una settimana di sosta e per 15 giorni l'Italia calcistica dimentica la disillusione del calcio scommesse, riappassionandosi a un campionato che sembra garantire esiti imprevedibili. Si torna in campo il 26 aprile, la Juventus vince a Udine, la Roma pareggia contro il Coriaceo Ascoli, ma la delusione è cocente per il Napoli, che subisce gol dopo un minuto contro il Perugia ultimo in classifica, un'autorete di Ferrario che sembra facilmente ribaltabile, ma gli azzurri sono irriconoscibili e perdono scivolando a meno 2 dai bianconeri. Ferrario stesso raccontò: chiudevo gli occhi ma rivedevo sempre quel cross e il mio tiro che finiva nella porta sbagliata, l'ho fatta grossa. Che il Perugia sarebbe stato un ospite scomodo per gli improvvisi exploit di cui si era dimostrato capace lo prevedevano tutti, ma nessuno avrebbe potuto prevedere che il Napoli gli avrebbe offerto dopo meno di un minuto la comoda possibilità di confermarlo. Ecco come Di Gennaro crossa e Ferrario fronte alla porta fa secco Castellini. I rimpianti del Napoli si moltiplicarono la settimana dopo nel vedere la Roma fare facilmente a brandelli il Perugia 5-0. Con i giallorossi a meno 1 dalla Juventus, vincente grazie a Cabrini a 9 minuti dalla fine contro l'Avellino, mentre il Napoli scivola a meno 3 pareggiando contro la Fiorentina. Il 10 maggio 1981 al Comunale di Torino, la Roma, a caccia dello scudetto da 39 anni, va all'assalto dell'aristocrazia juventina. Partono meglio i bianconeri, nel secondo tempo però l'avvolgente palleggio del centrocampo giallorosso sembra avere la meglio, con i padroni di casa in 10 per l'espulsione di Furino. Nasce l'episodio fatale, al minuto 27 del secondo tempo raccontò così l'azione incriminata l'arbitro di quella partita, Paolo Bergamo. Porta in avanti Scarnecchia, di nuovo nella metà campo della Juventus. Ancelotti. Falcao, Di Bartolomei, Conti, palla a spiovere in area, Pruzzo, Turone, gol! Gol di Turone che l'arbitro però, su indicazione del guardaline, annulla. Annulla evidentemente per fuorigioco di Turone. Lancio di Conti, colpo di testa a proseguire di Pruzzo e volo vincente di Turone. Convalidai la rete, per me era regolare, ma mi accorsi che Sancini, il mio fidato guardaline, aveva la bandierina alzata.
Innestai la retromarcia e annullai, non potevo fare altro. Guardando le moviole mi vennero dei dubbi, però sul fuorigioco il guardialine è l'unico in grado di giudicare al meglio perché è in linea con la palla. Sancini era bravo, mi dispiace che abbia sofferto a causa di questa storia ricevendo insulti e minacce. A fine partita ricevemmo i complimenti di Ferrari a Gradi, designatore del tempo, e dei presidenti di Juve e Roma. Sì, anche Dino Viola venne a ringraziarci per l'operato. Viola era un gentiluomo, dichiarò di aver perso lo scudetto per una questione di centimetri. E la stagione successiva, al raduno degli arbitri a Coverciano, Boniperti gli donò un metro. Quello era un altro calcio, più umano e signorile, con screzi garbati. In tempi di VAR e di linee sarebbe più facile stabilire la verità su quell'azione rimasta nell'immaginario collettivo, soprattutto dei tifosi della Roma mai rassegnati a quel responso. Ma all'epoca le polemiche televisive aiutavano a far riappassionare i tifosi dopo gli scandali estivi, che avevano lasciato il segno sugli europei, disputati in Italia andati quasi semideserti. E il responsabile della moviola della Domenica Sportiva, Carlo Sassi, in un'intervista raccontò come a qualcuno fece comodo alimentare il dubbio. Dico Prandelli e richiamo in causa Carlo Sassi perché Prandelli, per chi non lo sapesse, era colui che teneva in gioco Turone nel famoso gol, non gol, della sfida Juve-Roma, valida per uno scudetto 82, cos'era? 81 mi sa, con la famosa battuta di Dino Viola, una questione di centimetri. Era, ma è vero che Prandelli teneva, perché questo venne fuori dalla moviola, Carlo? Sì, no, la moviola dimostrò che il gol era irregolare. Sì. E allora? Che Turone era oltre la linea di Prandelli. Ah. Quindi, poi però a Roma, con un marchingegno particolare, dimostrarono che invece non era in fuorigioco. Ah. Il che non era vero, perché hanno, non dico barato per l'amor di Dio, ma hanno messo? No, hanno utilizzato, cioè, una prospettiva. Non era perfetto quel macchinario che ha dato questo responso, assolutamente. Quindi l'hanno un po' acchittato, pro domo propria. Infatti, così. Ma Turone era in fuorigioco, effettivamente. Oh, finalmente, una volta per tutte, chiudiamo la questione. Tombale. La questione è chiusa. È chiusa. Turone era in fuorigioco. La partita a Torino finisce 0-0. Quel campionato infinito regala però ancora un appassionante appendice. Il Napoli, con un gol del giovane talento Palo, uno dei tanti di quella affascinante squadra, espugna Como al 90esimo e arriva a meno 2 allo scontro diretto al San Paolo contro la Juventus. Era rimasto in panchina per tutto il primo tempo e parte del secondo, poi al 64esimo Palo è stato mandato in campo ed è stato lui il guaglione a riportare il Napoli sotto scudetto. A 30 secondi dal termine Damiani lascia a Celestini che tenta il tiro cross, para Vecchi ma non trattiene Palo e lì davanti a Vecchi fulminemente raccoglie e insacca. La Roma batte la Pistoiese e tiene l'orecchio alla radiolina, un pari vorrebbe dire spareggio, una vittoria del Napoli addirittura a sorpasso. Vince invece la Juventus con un'autorete di Guidetti, col Napoli che vede di fatto svanire tutti i suoi sogni per due autogol. Grande delusione anche all'Olimpico, con i minuti finali passati ad ascoltare tutto il calcio minuto per minuto, piuttosto che guardare il match ancora in bilico contro gli Orange Toscani. Il problema era tutto nel riuscire a non pensare a Napoli. La Roma ci è riuscita, anche se non sempre. Così ha potuto salutare i suoi tifosi con l'ennesimo successo, ottenuto questo contro la Pistoiese, che anche se condannata matematicamente, ha interpretato con diligenza il ruolo di avversario. Tutto era cominciato così. Naturalmente alla fine è stato diverso, ma a parte il lancio rispettoso di qualche arancia nei minuti conclusivi, gli 80.000 del San Paolo, 715 milioni di incasso, nuovo record di Purigrotta, hanno salutato con un applauso, sia pure freddino, i bianconeri che lasciavano il terreno di gioco. Qui è San Paolo, ha segnato in questo momento la Juventus ed è stato Verza a mettere la palla in rete. Verza ha segnato per la Juventus in questo momento e siamo giunti al 18esimo. Al 19esimo la Juve, pur continuando a non affannarsi troppo, va a segno. Insistente a solo di Tardelli sulla sinistra, che poi cerca Marocchino. Marocchino lascia a Verza, che con un tocco leggero e beffardo deviato da Guidetti sorprende Castellini. Quell'incredibile campionato si chiude il 24 maggio 1981. Una punizione di Venturini regala all'Avellino una storica salvezza, spegnendo i sogni di una Roma comunque già cancellati dal gol di Cabrini contro la Fiorentina per la Juventus.
Si salva anche l'Udinese con una vittoria contro l'ormai tramortito Napoli. Alla fine a vincere è la Juve, che si prenderà 4 dei primi 6 scudetti di un decennio indimenticabile per il calcio italiano. Quegli anni 80, aperti proprio dalla folle, imprevedibile e infuocata, stagione 1980-81. Ma l'arbitro Barbaresco fischia la fine del primo tempo, che termina in vantaggio della Juventus per 1-0. Il risultato non è stato modificato nel secondo tempo, quindi la Juventus ha vinto per 1-0 e, indipendentemente dai risultati degli altri campi, è campione d'Italia per il 1980. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!